Ma presentiamo anche quest'anno, credo, uno splendido programma che completa l'offerta culturale spettacolare della nostra città. E io ovviamente voglio cogliere l'occasione di questo evento che decolla con la collaborazione di tutte le istituzioni per auspicare che anche rispetto ad altri eventi questo sia, come dire, una traccia di lavoro. Riferisco in modo particolare agli eventi che riguardano, come sapete, Teatro Verdi e Luci Cantista, che in modo particolare quest'ultimo rappresenta senza alcun dubbio il più grande evento di promozione turistica che abbiamo nella regione Campania. Da questo punto di vista la collaborazione che abbiamo trovato molto positivamente sul Regno Shadow mi auguro sia, come dire, l'avvio di una collaborazione che tenga dentro anche un sostegno a eventi che o come nel caso del Teatro Verdi raggiungono livelli di assoluta eccellenza nelle programmazioni o come nel caso di Girardista hanno ricadute turistiche davvero straordinarie nel panorama regionale e nazionale. Innanzitutto credo sia bene non coinvolgere il comune di Salerno nella cantata di Bacharach. Vi siete fatti confondere da Barak, che ha la K, questo invece è Baca con la H, è un'altra cosa, quindi vedremo di correggere anche questa informazione, va addebitata e tutta agli organizzatori del premio Sciarò. D'altra parte stiamo parlando di eventi molto caratterizzati sul piano della satira della Coppa, quindi va bene anche questo. Battute a parte, questo è un evento che si è caratterizzato un po' per queste due ragioni. È stato veramente un luogo di sperimentazione straordinaria. Davvero quasi l'80% dei comici che ritroviamo oggi sul piano nazionale si sono formati, sono passati per questo evento al Premio Sciarò. E veramente quando si arriva ad un evento che ha questa proiezione nel tempo vuol dire qualcosa che ha una sua sostanza. Io, come sai, apprezzo molto le pecorelle smarrite, sapete che noi siamo un grande afflato evangelico, abbiamo un'altra pecorella smarrita, anche originale, dunque più il nostro gregge si arricchisce meglio è per tutti quanti noi ovviamente. No, è veramente un evento che ha rappresentato un'occasione di formazione e di valorizzazione di tanti talenti nazionali, ma molti, anche moltissimi, campani, napoletani, salernitani, e quindi meritava questa attenzione. In questo caso fatemi sottolineare questa presenza che vedo di Albertazzi e anche di, se leggo bene, spero che ci sia, di Corinne Clery, che per quelli della mia generazione rappresenta un elemento di nostalgia, diciamo, non per quella di Enzo Todaro, che è più di là che di qua, diciamo, anche se vedo che non ti arrendi quando fai il commentatore televisivo. Oggi celebrano 81 anni, lunga vita. 81 anni di fastidio clamoroso. Manco si non c'è contraddittorio, altrimenti risponderei. C'è una figura, diciamo, del pensionato per dei comici dato Giovanni e Giacomo, quelli sono i pensionati che vanno niente a fare, scassano tutti i perpendicoli la mattina. Lui è pienamente inserito, diciamo, in questi gruppi. Va bene. C'è un clima davvero bello questa mattina di collaborazione, di consapevolezza, di partecipazione che vorremmo augurarci e produrre, ma di questo siamo certi, un successo straordinario dell'iniziativa, ma anche l'avvio di nuove forme di collaborazione. Un'altra sottolineatura e finisco è questo aggancio del premio Sciarò con altri eventi che già si sviluppano da anni nel nostro territorio, penso in modo particolare al Teatro dei Barbuti, a delle location davvero straordinarie che noi abbiamo lì. Consolidiamolo, perché la nostra ambizione, come sapete, è di collocare questo evento in un altro luogo che possa diventare poi la sede definitiva del Premio Sciarò
piazza della Libertà. Quindi noi immaginiamo lì un grande evento turistico che caratterizzi la città di Salerno, i suoi eventi, la sua proposta turistica negli anni futuri. Nel frattempo prendiamo atto con grandissima soddisfazione che parte di nuovo il premio Charlot e, ripeto, con un esempio che può essere straordinariamente positivo anche per tutti gli eventi che ci aspettano nei mesi e negli anni futuri. Grazie. Grazie. Grazie.